Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Eccoci in diretta con la prima edizione di quest'oggi di Antenna 3. Come sempre, tanta cronaca, inizia un'altra settimana che sarà caratterizzata naturalmente anche dai temi politici, non solo perché andiamo verso la nuova fase di voto, i ballottaggi per le elezioni amministrative del prossimo fine settimana, quindi sabato e domenica si voterà per eleggere i sindaci che non sono ancora stati eletti al primo turno. Ci sono diversi comuni anche in Veneto che andranno alle urne nuovamente, ma poi c'è anche il tema autonomia sul piatto, e su questo noi vi proponiamo il sondaggio di quest'oggi in vista di Ring, come sempre questa sera dalle 21 su Antenna 3. Perché domani la manifestazione a Roma per dire no all'autonomia differenziata promossa dal Movimento 5 Stelle in risposta alla Lega, e dunque si scende in piazza venerdì a Montecchio Maggiore invece appunto come leghisti. Giù le mani dall'autonomia ha tuonato il segretario regionale Stefani, gelidi gli alleati. Da Fratelli d'Italia affermano che la partita si gioca in Parlamento e che è merito del governo Meloni se l'autonomia è effettivamente in discussione alla Camera. Allora, come vedete, vi chiediamo: autonomia, la Lega scende in piazza, mossa utile secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Poi ne parleremo questa sera, come detto, a Ring con il nostro Cristian Arbojt e tanti ospiti, non solo per parlare appunto di elezioni amministrative, perché avremo un confronto tra i due candidati sindaco di Vittorio Veneto, ma anche appunto per la politica nazionale e questo tema molto caro ai veneti. Nel frattempo noi andiamo alla cronaca in attesa di collegarci con i nostri colleghi sul territorio. È stato un fine settimana di grandi spostamenti, visto anche il tempo in miglioramento finalmente, malgrado alcuni temporali, poi andremo a vedere, che hanno causato dei danni ancora la scorsa notte, ma durante le giornate il tempo è stato buono, per cui tanti si sono mossi, tanti hanno fatto anche lavori eccetera. È successo purtroppo un po' di tutto. Allora, ringrazio in regia Renato Capoia e Francesca Pezzo. Andiamo a vedere le prime immagini dei vigili del fuoco che hanno eseguito ieri pomeriggio un intervento. Erano al tardo pomeriggio, 19:30, siamo in località Ronco a Costermano sul Garda in provincia di Verona, per uno scooter finito in una scarpata, feriti un uomo e una donna. La squadra dei vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Bardolino con un'autopompa, ha soccorso l'uomo che si trovava a bordo strada per poi raggiungere la donna scivolata per circa 10 metri, lo vedete, nella vegetazione, ferita, impossibilitata a muoversi. Stabilizzata e posizionata su una barella rigida, il personale intervenuto ha effettuato una manovra speleo con le corde in collaborazione col soccorso alpino di Verona per portare in strada la donna e affidarla alle cure dei sanitari. Entrambe le persone sono state ricoverate in ospedali per accertamenti, con le operazioni particolarmente laboriose, lo vedete, che si sono concluse intorno alle 20:40 col recupero dello scooter e la messa in sicurezza del sito. Sul posto anche i carabinieri per le indagini relativamente alla dinamica di questo incidente. E invece c'è stato anche un infortunio sul lavoro in quel di Santa Caterina di Lusiana Conco. C'è stato un infortunio mortale, purtroppo, con un uomo che è morto schiacciato sotto un trattorino. Ma domenica mattina a Santa Caterina di Lusiana Conco, Flavio Pozza, 68 anni del posto, è morto a causa dei traumi riportati a seguito di un incidente mentre stava raggiungendo un campo lungo via Piazzetta con un amico. La tragedia, attorno alle 10 di domenica, Pozza era seduto su un mezzo cingolato sopra un rimorchio trainato da un trattore condotto da un conoscente. Mentre il veicolo affrontava la salita, il trattorino, che probabilmente era stato agganciato male, è scivolato. Il 68enne ha cercato di scendere, ma è piombato a terra finendo schiacciato sotto il cingolato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del SUEM 118 da Asiago, i carabinieri di Lusiana Conco e i tecnici dello SPISAL, visto che il mortale si potrebbe configurare come incidente sul lavoro, dal momento che i due stavano andando ad arare un campo per conto terzi. Non si esclude l'autopsia sul corpo di Flavio Pozza. L'uomo viveva solo in centro a Santa Caterina ed era membro attivo sia nel gruppo alpini che in quello dei donatori di sangue, sempre impegnato nel coinvolgere i compaesani nelle attività della frazione.
E andiamo a vedere adesso l'home page del Gazzettino, quali sono le notizie su cui punta in questo lunedì. Liste d'attesa, si parla di sanità in Veneto, medici pagati 100 euro l'ora per smaltire 15.000 visite. Sappiamo che il tema delle liste d'attesa purtroppo è di strettissima attualità, probabilmente riusciremo su questo tema a sentire anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che è oggi a Treviso per l'inaugurazione della nuova sede dei corsi di medicina e chirurgia. Esami in farmacia, il 70% dei punti vendita è diventato un piccolo ospedale, evidentemente anche per sopperire proprio alle lungaggini degli esami nelle strutture pubbliche. Roma ha trovato morto in casa Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, con il ministro Tajani, vice premier, che commenta, ha reso onore all'Italia. E ancora la tragedia in vacanza a Jesolo, entra in acqua per un bagno refrigerante, poi il malore improvviso, muore davanti agli occhi dei parenti, cominciano a essere affollate le spiagge e purtroppo vi dobbiamo dare conto anche di queste vicende. A Martellago invece, lo vedete, colpo in pieno giorno, la banda della pausa pranzo scassina la saracinesca del supermercato e ruba l'incasso con le immagini, eccolo qua, lo vedete, il malvivente del furto. Allora torniamo alla nostra scaletta, appunto in attesa che si colleghino appunto i colleghi delle varie redazioni che si trovano nel territorio. Andiamo a rivedere quello che è successo a Rivamonte a Gordino, dove nel corso della Dolomiti Race ieri mattina presto, erano circa le 8:30, una donna che era di fretta evidentemente perché doveva andare a messa avrebbe davvero potuto provocare una strage. Si stava svolgendo la Sportful Dolomiti Race, questa donna ha forzato uno dei blocchi di sicurezza sul percorso e ha proseguito la strada proprio imboccando quello che era il percorso di gara, li vedete i ciclisti in azione, travolgendo alla curva di Forcella Franche con la sua auto tre ciclisti impegnati nella competizione. I tre, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese, hanno riportato fratture multiple, sono stati subito soccorsi da tre ambulanze e ricoverati in ospedale ad Agordo. La donna, pensate appunto, come vi anticipavo, si è giustificata dicendo che aveva fretta perché era in ritardo per la messa, naturalmente una giustificazione che hanno trovato inaccettabile gli organizzatori, che hanno già fatto sapere di voler procedere per le vie giudiziarie e naturalmente andare a fondo delle responsabilità di questa automobilista. Riparleremo di sicurezza stradale tra non molto col nostro Federico Fusetti, intanto andiamo avanti con la cronaca e allora andiamo a rivedere proprio quelli che sono stati i danni gravi. Ecco, no, allora mi dicono dalla regia che è pronto il nostro Daniele Garbin. Eccolo qua, lo vedo già pronto in diretta con il suo ospite, perché a Schio è successo un fatto davvero gravissimo, un uomo armato che addirittura ha ferito un carabiniere. Daniele, a te buongiorno per tutti i dettagli. Sì, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, siamo a Schio con me il sindaco Walter Orsi. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui proprio per questo fatto che è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Ecco, un fatto inquietante che ha destato profondo anche allarme sociale, perché durante il weekend questa persona con un coltello di una lama di 12 centimetri a un certo punto si è lanciato urlando contro i passanti, hanno fatto intervenire la polizia locale, i carabinieri. Ecco, ma per i dettagli e ricostruire l'accaduto la collega Luisa Bertini ha realizzato un servizio che vi lancio.
Si è scatenato il panico tra i cittadini che hanno iniziato ad urlare «Ha un coltello, c'è un uomo con il coltello», allertando gli agenti della polizia locale Alto Vicentino. Il tutto è successo sabato a Schio dopo l'una di notte, quando le persone in fuga hanno indicato agli agenti un uomo che le stava inseguendo. L'uomo, 38enne, in stato di alterazione, è stato quindi bloccato e il coltello sequestrato. Dopo una breve colluttazione, in cui uno degli agenti ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni, l'uomo è stato bloccato e sottoposto a controllo sanitario. Ha continuato ad urlare minacce e offese e all'arrivo dell'ambulanza ha sferrato calci anche al paraurti del mezzo. È stato quindi necessario anche l'intervento dei carabinieri e l'uomo è stato portato in ospedale a Sant'Orso, dove gli è stato riscontrato un livello di alcolemia di 2,8 grammi al litro. L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza in luogo pubblico. Trattandosi di episodi commessi in stato di ubriachezza nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici, verrà anche proposta al questore di Vicenza l'adozione della misura di prevenzione interdittiva del divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento. Nel corso dell'intervento è stata anche usata dagli agenti la bodycam in dotazione, che ha permesso la completa documentazione dei fatti. Sì, allora Sindaco, proprio questo innanzitutto non possono chiederle come sta l'agente, lei l'ha sentito, l'agente ferito, gli agenti feriti, e come è andata? Mi sono confrontato col comandante della Polizia Locale, quale mi ha rinfrancato sullo stato di salute e qualche giorno di riposo per entrare in piena forma fisica e anche per alcuni accertamenti, però non sembra ci siano problemi di rilievo. Ecco, comunque sottolineiamo il fatto che ad intervenire immediatamente sono stati gli agenti di polizia locale, perché voi come comune avete proprio realizzato un presidio fisso proprio in particolare per i weekend, cosa che denota comunque una domanda soprattutto di sicurezza nel fine settimana. È così, Sindaco? Sì, grazie alla collaborazione della polizia locale noi siamo ancora forse l'unico comune che riesce a offrire un servizio notturno e abbiamo investito su questa disponibilità per un presidio fisso nella zona del centro. Questo perché il centro ha ripreso vita, quindi attrattivo, tante persone, i locali funzionano bene e a volte ci sono delle esuberanze, chiamiamole così, dovute proprio all'utilizzo dei locali, probabilmente in modo particolare. Per cui la presenza è anche una forma di deterrenza, ma anche un segnale, diciamo, di garanzia verso i cittadini che decidono di vivere invece in modo molto, molto tranquillo. E a proposito, ecco, diciamo che questa persona era comunque conosciuta, questo alle forze dell'ordine per una serie di motivi, adesso verranno accertati, aveva questo coltello che, pur essendo così da cucina, era stato modificato, però, e questo è inquietante. Ecco, che segnale è, come va interpretato anche per dare ai cittadini? Ma intanto va individuato proprio come sul singolo individuo, una persona disturbata, già conosciuta. Chiaramente il fatto della manomissione di questa lama, diciamo, mostra quali siano i problemi, diciamo, che questa persona vive. Infatti in questo momento è trattenuta in un reparto particolare, diciamo, no? Anche per essere seguito. Però grossi problemi di ordine pubblico non se ne sono registrati, se non appunto schiamazzi o attività che vanno al di sopra della normale convivenza, ma che non rientrano in un'emergenza civica, insomma. Ecco, allora a questo punto la ringrazio e le auguriamo buon lavoro a lei e agli agenti. Grazie, in modo particolare agli agenti, perché non bisogna dimenticare, sono agenti di polizia locale, non sono carabinieri o polizia di Stato, ma si prestano veramente come agenti di pubblica sicurezza a operare anche in tanti ambiti. Un ringraziamento molto particolare a loro e ai loro strutture di comando, perché fanno un grandissimo lavoro. Ecco, da Schio a questo punto è tutto, la linea torna a voi. Grazie Daniele, grazie al sindaco. Sì, davvero le polizie locali, come diceva il primo cittadino, sempre più spesso si espongono anche a rischi come in questo caso e vanno senza dubbio ringraziate. Allora, noi torniamo a parlare di sicurezza stradale, purtroppo di un fine settimana, ve l'ho accennato, tragico sulle strade, particolarmente colpita l'area del Padovano, perché ci sono state ben 2 vittime e 3 feriti tra Padova, Bovolenta, Monselice e Icoli. Allora, il nostro Federico Fusetti è con Federico Cibotto per fare il punto di questo weekend purtroppo di sangue. Federico, a te.
Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, con Federico Cibotto siamo nella zona di Padova Est perché qui purtroppo si è registrato uno degli incidenti mortali del fine settimana. Praticamente 5 incidenti con 2 morti e 3 feriti lungo le strade della provincia. È evidentemente un bilancio molto drammatico e ha contribuito a questo anche la prima giornata di sole, quindi con i padovani della provincia diretti verso le località turistiche. Siamo qui perché? Perché alle mie spalle c'è il ponte Darwin, che adesso Federico Cibotto vi mostra, uno dei ponti più, diciamo, anche caratteristici della tangenziale sud e est di Padova. Lungo questo tratto, poco prima del ponte Darwin, uno dei 2 incidenti mortali. L'altro è avvenuto invece nella zona, l'altro incidente mortale, nella zona di Bovolenta, dove un pedone è stato travolto e ucciso. Qui invece parliamo di un motociclista lungo questa tangenziale. Accomunati queste due vittime dal fatto di essere entrambi giovani e di essere entrambi giovani papà. Intanto allora andiamo un po' a rivedere insieme quello che è accaduto per quanto riguarda questi 2 incidenti mortali. 2 incidenti mortali nella notte scorsa lungo le strade della provincia di Padova, a 1 ora di distanza l'uno dall'altro. Vittime un motociclista e un pedone, rispettivamente in corso Argentina lungo la tangenziale est di Padova e lungo l'argine del Bacchiglione a Bovolenta. In corso Argentina, a Camin, in direzione del ponte Darwin di Padova Est, ha perso la vita Pierpaolo Salmaso, un meccanico 43enne di Ponte San Nicolò. Era in sella una moto Aprilia e si è scontrato, per cause da accertare, con un'auto. Viaggiavano entrambi nella stessa direzione e sull'asfalto sono rimasti i segni di una frenata. È stata la polizia locale a rilevare l'incidente e ovviamente nei prossimi giorni sarà ricostruita la dinamica. I sanitari del SUEM, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane papà e il magistrato ha deciso di sequestrare entrambi i mezzi per ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di eventuali immagini delle telecamere poste lungo la strada, mentre al momento dell'incidente il traffico non ha subito particolari disagi, visto che era scarso data l'ora. L'altro drammatico incidente è avvenuto sempre durante la notte a Bovolenta, lungo l'argine del Bacchiglione, nella frazione di Brusadure. Terribile la dinamica. Il 34enne moldavo, Alexandre Volontir, stava camminando lungo l'argine, pare con un abbigliamento scuro, quando un'auto guidata da un 48enne di Chioggia l'ha investito. Anche in questo caso, per il giovane, non c'è stato nulla da fare. Padre di una bambina, che vive in Moldavia con la madre, si era trasferito da circa un anno a Piove di Sacco, dove aveva raggiunto alcuni parenti. Ai carabinieri di Bovolenta il compito di ricostruire l'accaduto e di informare i familiari. L'uomo aveva deciso di emigrare in Italia e pare stesse cercando un lavoro. Questi 2 incidenti registrati e soprattutto mortali, altri 2 incidenti lungo la statale 16, che è quella che collega in pratica la bassa padovana con le località di mare, quindi Chioggia, Sottomarina, ma anche quelle più a sud come Rosolina o Porto Caleri. Ecco, lungo questa strada, proprio in direzione del mare, ieri, domenica, altri 2 incidenti e in questo caso in comune il fatto che entrambe le vittime siano motociclisti, sono in condizioni gravi entrambi, soprattutto uno, e c'è stato un ulteriore incidente con un ciclista invece che è rimasto ferito sui Colli Euganei, ne avete già parlato, e anche qui insomma un'altra giornata di sangue sulle strade della provincia. Adesso vi lascio con questo servizio che ripercorre un po' quello che è accaduto lungo la Monselice Mare, e poi a te la linea, Lina. 2 incidenti domenica a Monselice lungo la statale 16, sempre molto trafficata quando inizia la stagione estiva, visto che collega la bassa padovana con le località di mare. 2 motociclisti le vittime, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni. Stava percorrendo la strada da Battaglia Terme verso Monselice nel primo pomeriggio, quando si è scontrato con un'auto che si stava immettendo sulla statale. Il motociclista, un 23enne di 2 Carrare, è stato sbalzato da alcuni metri di distanza. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi, arrivati con l'eliambulanza.
pesanti rallentamenti al traffico. L'altro incidente nel territorio di Solesino, anche in questo caso coinvolte una moto e un'auto. Il motociclista, un 38enne di Stanghella, nell'impatto è rimasto gravemente ferito e trasportato in eliambulanza a Padova. Alla guida dell'auto una donna di 75 anni, di Este. E c'è anche un incidente mortale in montagna di cui darvi conto, che battono le agenzie da pochissimo. Precipita sul Gran Paradiso, la vittima è un alpinista italiano e a quanto pare proveniente proprio dal Veneto. L'ANSA ci dice che la vittima dell'incidente è avvenuto stamane sul Gran Paradiso, è un alpinista appunto proveniente dalla nostra regione. Secondo i primi accertamenti è precipitato per 300 metri. Era con un compagno di scalata, insieme avevano trascorso la notte al rifugio Chabot, partiti e arrivati in cima alla parete nord per andare verso la vetta, sono dovuti scendere per un breve tratto e proprio in questa fase, dove normalmente ci si cala con le corde doppie, è avvenuto l'incidente costato la vittima purtroppo a questo alpinista, di cui ancora non sono rese note le generalità. Allora andiamo a rivedere il maltempo che si è abbattuto in particolare sulle prealpi dall'Asolano al Monte Bellunese nella Marca Trevigiana la notte di sabato. Ancora maltempo ci tocca dire, perché poi queste piogge torrenziali, le grandinate non sono per nulla nuove, anzi proseguono fin dal mese di marzo, ormai ve ne diamo continuamente conto. Adesso chiaramente le grandinate stanno causando dei danni consistenti alle colture, perché siamo a stagione avanzata, mais e vitigni, le coltivazioni particolarmente colpite. Non si è ancora sciolta del tutto, la grandine gocciola dalla rete posizionata sopra le piante di kiwi. A Giavera del Montello l'azienda agricola Breitenberger, che a causa del maltempo a maggio dello scorso anno ha perso oltre il 50% del raccolto, questa volta ha investito migliaia di euro per proteggere le sue coltivazioni. È andata peggio ai campi di mais e alle viti di pino grigio accanto, che non erano a riparo. Oltre il 40% degli acini è andato. Acini divelti e foglie spezzate, ma c'è un altro danno grave che il maltempo ha causato alle colture. Queste piogge ripetute ha costretto i viticoltori a difendere dai funghi e dalla peronospora le piante e le viti, e quindi e oggi siamo qui davanti a questa calamità che c'è stata ieri sera a ripetere ulteriori trattamenti di difesa, quindi siamo qui che abbiamo cambiato la residenza, ce l'abbiamo sul trattore adesso. Intanto il moltiplicarsi di eventi atmosferici intensi ha fatto schizzare in alto i prezzi delle assicurazioni per gli agricoltori. Spesso è difficile scegliere se assicurarsi, perché il costo dell'assicurazione diventa impegnativo. Vento e grandine hanno ricoperto i campi anche in tutta la zona dell'Asolano. Questo video postato da un agricoltore mostra i campi di mais a una di fonte. Chicchi grossi sono caduti a Villa d'Asolo, Caselle d'Asolo, Mussolente e Montebelluna. A Volpago del Montello è stata avviata un'indagine sugli alberi delle scuole, dopo che la scorsa settimana un grosso olmo era caduto a causa del maltempo nel cortile della scuola dell'infanzia. Un albero che era stato, diciamo così, in realtà segnalato da parte del comitato genitori, che poi l'ufficio era uscito e era stato potato, quindi ridotto un po' come volume, però diciamo che la Protezione Civile di Volpago domenica pomeriggio ha lavorato su tutto il territorio, ci sono stati moltissimi alberi caduti proprio lungo le strade del Montello, ha lavorato tutto il pomeriggio per liberarle. E non è l'unica zona colpita, quella purtroppo dell'Asolano del Monte Bellunese. Ne torneremo a parlare tra pochissimo. Adesso andiamo da Ilaria Marchiori, che invece è a Mestre con Mattia Donadel del comitato No Inceneritore, perché il tema torna di stretta attualità. Inchiesta pubblica sull'inceneritore, e dunque i comitati sono sulle barricate. A te Ilaria, buongiorno. Guarda pure lì.
Sì, buongiorno Atelina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo appunto qui con Mattia Donadel perché c'è una questione importante che lui insieme poi ad altri membri di comitati e associazioni contro l'inceneritore hanno voluto porre all'attenzione della stampa, ovvero ci sarà questa inchiesta pubblica, è stata convocata Donadel per il 26 giugno alle 10, ma c'è un problema di fondo, ce lo dica lei. Il problema è di fondo che si chiama inchiesta pubblica, ma pubblica non è, nel senso che sono state invitate solo le associazioni che hanno presentato le osservazioni. Mancano molti inviti perché numerosi cittadini hanno presentato osservazioni autonomamente, ma soprattutto noi diciamo su un problema così importante dopo la manifestazione che abbiamo fatto, che ha portato in piazza migliaia di persone, cioè se è pubblica che sia pubblica, che quantomeno possa assistere, come dire, la cittadinanza e così anche la stampa. Anche perché lei dice facendola così online, il periodo del Covid è passato, ora di assemblee di ogni genere ce ne sono, non vediamo perché anche a noi non possa essere concessa questa modalità di farla in presenza. Certo, noi riteniamo che la modalità online non abbia senso in questo momento, ma soprattutto non è proficua rispetto alla discussione che dobbiamo fare, che noi siamo per un confronto vero, quindi non ci sottraiamo a questo. Però ovviamente la questione dell'inceneritore, in particolare di Eni, è particolarmente complessa anche da un punto di vista tecnico. Le osservazioni che abbiamo fatte sono tante, noi abbiamo bisogno di discutere vis-à-vis, insomma, non da remoto. Cioè, secondo lei è una farsa fondamentalmente? No, diciamo adesso noi abbiamo scritto alla Regione e vediamo cosa ci risponde, può darsi anche che rivedano le modalità, però così fatta, diciamo con una modalità che prevede che noi andiamo a leggere le osservazioni che abbiamo già depositato e il proponente risponde, serve a poco insomma come modalità, o si fa un confronto vero oppure sì, se dobbiamo fare una cosa finta anche no. Anche perché adesso sulla questione sono intervenuti insomma anche da altri comuni del territorio. Sì, hanno votato contro questo progetto il Comune di Mira, in primis, che è quello insieme a Venezia coinvolto nella conferenza di servizi, Venezia non pervenuto. Poi ci sono intervenuti anche Vigo Novo e Martellago che hanno votato contro, che sono coinvolti indirettamente tramite il Consiglio di Bacino del Servizio Idrico Integrato. Però sono intervenuti anche enti molto autorevoli come l'Istituto Superiore di Sanità, il CNR indirettamente eccetera, quindi noi vorremmo sapere anche la Regione cosa da dire rispetto a questo, perché il proponente dirà la sua, ovviamente tirerà acqua sul suo mulino, ma a noi ci interessa è la Regione che decide insieme agli altri enti, quindi vogliamo capire loro cosa pensano. E voi non avete alcuna intenzione di mollare, continuerete la vostra battaglia? Noi continueremo la battaglia contro gli inceneritori di Eni Rewind per i fanghi e anche contro quello di Veritas, perché continuiamo a ribadire e siamo ormai supportati da numerosi studi scientifici che questi impianti sono altamente pericolosi per la salute e per l'ambiente. Grazie a Mattia Donadel, se non ci sono domande dallo studio io qui da Mestre restituisco la linea. Grazie Ilaria, grazie a Sandro Ponchio, grazie a Mattia Donadel naturalmente per il punto sulla situazione inceneritore. Si parlava di maltempo, andiamo sull'homepage della Nuova Venezia perché anche Porto Gruaro, lo vedete, è stato pesantemente colpito dalla grandine. Grandine per un quarto d'ora, danni alle coltivazioni con la CIA, l'associazione. Una delle associazioni degli agricoltori che dice il settore è già in sofferenza, la pioggia ha bloccato il mais, ammaccate anche le carrozzerie delle auto, almeno una cinquantina di casi, scrive il collega Rosario Padovano. Per cui davvero una situazione che ha interessato un'ampia fascia di territorio. Adesso a quanto pare il meteo ci darà qualche giorno di tregua, ma non è escluso che nel fine settimana torni a piovere, vedremo. Allora, altra home page, se i colleghi della regia mi seguono, eccolo qua. Siamo sul Corriere del Veneto, casa devastata dai ladri, i soliti ignoti, prima di fuggire si fanno il caffè e rubano anche la macchinetta. Siamo a Breda di Piave, provincia di Treviso, il colpo la notte di sabato in una via già visitata 4 volte negli ultimi mesi. Il padrone di casa, c'era poco da prendere, lo hanno capito ma hanno rotto tutto. Adesso andiamo a sentirlo perché ieri la nostra Anna De Roberto è stata proprio nell'abitazione devastata dai ladri che era ancora sotto sopra con i residenti davvero esasperati. Vediamo. Tutta la casa sotto sopra? Sì. Cosa ci avete messo per sistemare? Da questa mattina, non c'era un orario, da questa mattina.
Il letto ancora alzato, cassetti e ante degli armadi aperti, la stanza messa a soqquadro. È quello che rimane del passaggio dei ladri in questa villetta in via Marche nella notte. In questi video le immagini di come la famiglia Girotto ha trovato tutte le altre stanze, ora sistemate. Sono arrivati con il buio. Questa donna, che vive nella porzione accanto, stava dormendo. Mi ha coperto, mica ero in cielo in letto. E sti qua, se... insomma, mica fatto neanche il ciaro capilla. In casa vivono Fabrizio e Cristiano, padre e figlio. Entrambi ieri erano fuori. Sono entrati da qua. Da qui al piano di sopra, dove hanno frugato dappertutto, poi giù, salotto, cucina, dove prima di portarsi via la macchina del caffè, che era qui, se ne sono fatti uno per buttare via le cialde in questo secchiello. Questo è il bottino, insieme ad un aspirapolvere. Hanno lasciato però dietro di loro tanta rabbia e paura. Mi trovo impotente davanti a una cosa così. Non so come reagire a tutto ciò, provo rabbia, tanto rammarico perché alla fine non c'è niente e penso l'abbiano capito subito. Via Marche, a Breda di Piave, battuta dai ladri diverse volte, già 4 le case colpite negli ultimi mesi. I vicini della famiglia Girotto si sono trovati faccia a faccia con i ladri. Sono state colpite varie case, e in ultima comunque un vicino si è trovato anche faccia a faccia con questa persona, c'è stata anche una colluttazione. La famiglia Girotto ospita da diverso tempo questo cane pastore, divenuto suo malgrado famoso perché spesso visto girare libero, cane che dai ladri sarebbe stato tramortito. Chiediamo anche il supporto del paese, perché visto che tanti argomenti sono stati presi di mira anche per questioni forse meno importanti, e il sindaco in prima persona si è mosso, che prenda lui in mano questa situazione. Voi chiedete più controlli? Sì, ma non per il cane che è scappato dai pastori. Chiediamo più controlli per quello che sono queste persone che entrano, che veramente spaccano, rompono. Questo dunque lo sfogo dei residenti di questa casa. Noi cambiamo adesso argomento, diamo subito la linea a Daniela Sizia, che vedo col direttore generale dell'ULS2 Francesco Benazzi, perché a Villa Carisi, sede della direzione, c'era la presentazione della nuova sede dei corsi di medicina e chirurgia. Daniela, a te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, hai detto bene, oggi si è proprio inaugurata questa nuova sede di medicina e chirurgia, ci sono 4 aule, noi siamo dentro una di queste aule dove a settembre saranno ospitati gli studenti di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, il Polo di Treviso, questa è l'ex sede dell'INPS in zona Fiera, ci saranno anche gli studenti delle professioni sanitarie, oggi era presente il presidente della regione Luca Zaia, l'assessore regionale, la rettrice dell'università Daniela Mappelli e ovviamente il direttore generale dell'ULS2 Francesco Benazzi. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie intanto della presenza. Oggi giornata importante, possiamo definirla un po' storica? Io direi di sì, perché oggi sì, è un sogno, non un sogno del presidente Zaia e della giunta regionale del Veneto, con l'aiuto della professoressa Mappelli, la nostra rettrice, avere il corso di laurea in medicina a Treviso con 100 studenti per anno di corso. Credo che questo sia fondamentale, perché significa portare qui a Treviso ovviamente economia, perché vuol dire che tante persone staranno qui, lavoreranno qui, studieranno qui, ma soprattutto avere poi futuri medici che resteranno qui da noi a Treviso a lavorare. Ecco, perché insomma lo ricordiamo, una professione che in questo momento è in emergenza, ci sono davvero pochissimi medici e questa davvero è importantissimo, anche l'appello, anche il suo, quello insomma agli studenti di rimanere a lavorare poi qui anche a Treviso, chi ha studiato qui. Sì, beh, la professione medica è una bellissima professione perché associa una grande professionalità, l'umanità che ci deve sempre essere, perché chi non ha empatia col paziente è meglio che faccia un'altra professione. Sì, noi abbiamo bisogno di 150 medici oggi a Treviso, il sapere che queste persone, questi colleghi, futuri colleghi, si laureeranno a Treviso, sono anche convinto che poi questi colleghi rimarranno a Treviso, perché troveranno un ambiente o stanno trovando un ambiente confortevole e soprattutto un tutoraggio, cioè persone che li aiutano a crescere professionalmente molto qualificate. Ecco, una sede che è già attiva, perché noi proprio in questo momento, mentre stiamo parlando, nella stanza, nell'aula accanto ci sono degli esami di università universitari. Che esami stanno facendo?
stanno facendo gli esami del terzo anno, in bocca al lupo agli studenti, ai colleghi, futuri colleghi, e sono convinto che anche qui troveranno dei docenti che li aiuteranno molto anche a studiare, perché è importante anche l'impostazione del studio ed essendo in pochi si riesce anche a studiare meglio. Ecco, e oggi durante la presentazione, insomma l'inaugurazione di queste aule, c'erano davvero tantissimi giovani che hanno passato l'esame e che a settembre siederanno in queste aule e emozionati, insomma, perché hanno visto la loro sede. E presente, l'avevo detto, anche il presidente Zaia, che ha parlato di autonomia, ha parlato di Fratelli d'Italia, ma ha parlato anche delle liste d'attesa. Se non ci sono domande, io ti farei sentire l'intervista che abbiamo preso adesso pochi minuti fa col presidente Zaia e ti restituisco la linea. C'è una manifestazione della Lega adesso sull'autonomia. De Carlo però ha detto l'autonomia si fa in Parlamento. Ma guardi, manifestazioni i partiti legittimamente le fanno, a prescindere che di cosa accade in Parlamento. Devo anche dire che il nostro partito, la Lega, ha fatto manifestazioni tante al punto tale per l'autonomia che oggi stiamo discutendo in Parlamento grazie alle nostre manifestazioni, visto e considerato che siamo coloro che hanno sostenuto il referendum e sottoscritto addirittura, oltre a sostenerlo, vorrei ricordarlo a tutti i veneti, anche inserito l'obbligo del quorum, quindi è un senso di responsabilità estremo, diciamo che non penalizza l'autonomia la manifestazione ma la valorizza ancora di più. Penso che nel 2014 Renzi aveva il 42% in Veneto, nel 2019 Salvini ha fatto il 49,9% in Veneto, nel 2024 Fratelli d'Italia il 38%. Beh, io l'ho sempre detto, la vera sfida è tenere i voti e non prenderli. In lista d'attesa si ricorre a medici, tra virgolette gettonisti, possiamo definirli così, bisogna assolutamente coprire questi posti. Ma è decisamente, guardi, noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno in Veneto e stiamo recuperando, visto e considerato che le dico che la categoria dei 30 giorni un anno fa a giugno aveva 128.000 persone in attesa di un appuntamento, oggi in questo istante vi annuncio ne ha 17.000, quindi vuol dire che la nostra squadra, il nostro team Veneto sta veramente lavorando alla grande, considerate che non si trovano medici. Così dunque il presidente del Veneto Zaia, grazie a Daniela Sizia, Nicoletta Rizzetto, grazie naturalmente come sempre al direttore Benazzi. Noi adesso andiamo qualche istante in pubblicità, poi torniamo ripartendo da Bassano del Grappa. Ritorniamo in diretta da studio, come vi dicevo andiamo a Bassano del Grappa perché era prevista in città oggi la visita del sottosegretario alla giustizia Ostellari. Il tema rimane quello del Tribunale della Pedemontana, che entra prepotentemente naturalmente anche nella campagna elettorale per la scelta del sindaco tra Roberto Campagnolo e Nicola Finco, appunto Finco che adesso è formalmente sostenuto anche da Fratelli d'Italia, ha rilanciato con l'appoggio e la presenza appunto del sottosegretario Ostellari. Andiamo a sentire il nostro Mirko Cavallin. Siamo a Bassano all'interno dei locali già pronti da anni del nuovo tribunale, rinnovato, 20 milioni di euro di spesa, tribunale che però non è mai stato effettivamente aperto. C'è un progetto su cui stanno lavorando al Ministero, al Governo, ed è un tema che entra pienamente negli ultimi 5 giorni di campagna elettorale. Nicola Finco, candidato della Lega, adesso anche di Fratelli d'Italia, insomma un tema che c'è. È un tema che c'è, molto sentito nell'area, tutta l'area pedemontana, e sicuramente noi non molleremo la presa, ma penso che la presenza anche oggi del sottosegretario Ostellari sta a dimostrare che da Bassano del Grappa fino a Roma siamo una coalizione unita e compatta a favore della riapertura di questo importante presidio di giustizia, a differenza invece dell'altra parte, cioè il Partito Democratico, il candidato di centrosinistra, che in questi anni hanno dimostrato una contrarietà alla riapertura di questo importante presidio, l'hanno dimostrato in regione astenendosi più volte
volte ai progetti di legge che ho presentato piuttosto che alle risoluzioni, ma anche a livello territoriale. Vediamo l'opposizione che stanno facendo a Vicenza, vediamo l'opposizione a livello regionale e a livello nazionale. Quindi chi vuole la riapertura di questo presidio ovviamente sa che io sono il candidato che sostiene fortemente questo importante progetto e sicuramente abbiamo anche i canali giusti per poter veramente riaprire questo tribunale. Cosa risponde allora al presidente del tribunale di Vicenza che al momento del suo insediamento ha detto no, insomma deve essere tutto a Vicenza, considerando che qui siamo vicino anche alle province di Treviso e Padova? Ma diciamo che Vicenza fa i suoi interessi e noi ovviamente facciamo i nostri. Beh, però voglio dire a chi dice che stiamo parlando di un piccolo tribunalino che forse non sa di cosa stiamo parlando, perché è un tribunale che vedrebbe interessate oltre 500.000 persone, una delle zone più produttive del Veneto e del Nord-Est, quindi i numeri oggi ce li abbiamo per chiedere l'apertura di questo tribunale. Però quello che voglio dire è che noi non vogliamo fare nessuna guerra contro Vicenza, però pretendiamo che Vicenza non faccia nessuna guerra nei confronti di questo territorio, che è un territorio vastissimo che al di là dei colori politici ha sempre chiesto l'apertura di questo importante presidio. Grazie Nicola Finco. Allora sentiamo sul tema che cosa ci ha detto poco fa il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, e poi linea allo studio. Si procede ovviamente con un'amministrazione che speriamo non sia ambigua o poco chiara su questo che può essere davvero non solo un rilancio per Bassano, ma un rilancio per un territorio intero, capace anche di rappresentare un unicum in questo genere. In questo ambito la giustizia può diventare un traino anche per l'economia e anche per la comunità. Lo stiamo realizzando finalmente, noi ci siamo come volontà politica. Ovviamente abbiamo bisogno però che anche dal basso ci siano delle risposte ai nostri bisogni, che sono quelli dello spazio e della volontà a continuare su questa strada. Perché l'ha definito un unicum questo progetto, non solo a livello regionale ma addirittura nazionale? Perché è partito da una spinta del territorio, con quel coinvolgimento che abbiamo voluto esprimere attraverso quegli incontri con gli amministratori, con le associazioni di categoria, con i professionisti, insomma un mondo che ha condiviso questa idea e che da questa idea vuole far ripartire un territorio che peraltro è già molto attrattivo. C'è la questione dei tempi, degli organici, oltre che la volontà del futuro sindaco. A livello centrale cosa ci può dire? Stiamo rispettando quello che ci siamo detti fin dall'inizio. Ovviamente noi oggi stiamo lavorando su quella che è la pianta organica, quindi personale, quindi giudici che dovranno essere poi impiegati qui. Ovviamente abbiamo bisogno di fare questo lavoro con anche gli spazi adeguati. Qui ci sono, c'è una disponibilità che intanto insomma, è manifestata dal precedente sindaco e da quello che io, almeno dalla mia parte, mi auguro potrà esserlo, ma so benissimo insomma, che questa è una sfida che non può raccontare solo una parte politica, è una sfida della città, è una sfida di un territorio, e quello che mi auguro io da non bassanese peraltro è di vedere realizzato questo progetto, che è importante proprio per il suo significato, un nuovo patto tra comunità e istituzione. Allora andiamo a sentirla l'altra parte politica, perché appunto è stato tempo di apparentamenti nel fine settimana in vista del ballottaggio a Bassano. È stata presentata la coalizione tra È il Momento e il centro-sinistra in supporto del candidato sindaco Roberto Campagnolo. È ufficiale, dopo il 13,65% raccolto al primo turno delle comunali della scorsa settimana, È il Momento, con il suo candidato sindaco Gianni Zen, ha deciso di appoggiare al prossimo ballottaggio del 23-24 il candidato del centro-sinistra Roberto Campagnolo, che si è portato a casa un 28,44% di preferenze. Tra i due, unità di intenti e programmi per guidare la Bassano del futuro, perché, come recita il nuovo slogan della neonata coalizione, Bassano è di più.
Noi ci siamo dati come movimento un metodo, il metodo della partecipazione, per cui abbiamo dialogato con tutti, poi ci siamo ritrovati e ci siamo confrontati, i risultati del dialogo, si è confrontato quelli che sono il manifesto dei valori e poi i contenuti, e siamo arrivati a una determinazione quasi all'unanimità con il centro-sinistra guidato da Campagnolo. Credo che i bassanesi si meritino questa capacità di capire quali sono i problemi, perché c'è bisogno di un destino comune che deve ritornare ad essere al centro della vita della città. Apparentamento vero, pari dignità nella gestione e nella partecipazione al governo della città, con un programma condiviso, idee nuove, questo è quello che proponiamo ai bassanesi. E poi tantissimi giovani che fanno parte di questo gruppo. Allora, è un investimento verso il futuro di questi 5 anni, ma verso il futuro per Bassano e Grappa, insomma, la speranza, tutto quello che c'è, ed è all'interno di quello che oggi noi stiamo facendo. Ripeto, sono orgoglioso di quello che sta succedendo. E colgono l'occasione per invitare le persone ad andare a votare. Fondamentale andare al voto. Fondamentale anche perché bisogna rispondere a quelle che sono le domande che oggi purtroppo non trovano in qualche modo qualche riscontro. Pensiamo che ha votato solo il 55%, io penso al 45% di persone che sono sfiduciate, e noi vogliamo offrire a loro un gancio per pensare positivo al futuro. Vedremo come proseguirà questa settimana. Rimaniamo peraltro a Bassano, perché c'è stata una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'individuazione di un giro di fatture false per oltre 123 milioni di euro. Anche un'impresa di costruzione di edifici con sede a Romano Dezzelino, tra le 8 finite nella rete della Guardia di Finanza, in un'ampia indagine di respiro nazionale. Le Fiamme Gialle hanno denunciato 12 persone per frode fiscale e reati tributari in tema di indebite compensazioni, e individuato fatture false per oltre 123 milioni di euro e un'evasione IVA da 50 milioni. Dalle indagini è emerso che la macchinosa frode che si è sviluppata tra Lombardia e Campania è partita proprio da Romano, con la prima cessione di credito d'imposta fittizio a una ditta individuale operante nel settore della costruzione di edifici con domicilio fiscale ad Acerra, nel Napoletano. I finanzieri sono poi giunti a una società con sede legale a Milano, attiva nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Fra i 12 soggetti denunciati ci sono anche 2 professionisti che hanno espletato le funzioni di organo di controllo, apponendo indebitamente il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, oggetto di segnalazione a beneficio di alcune imprese coinvolte nella frode. Torniamo adesso nell'home page del Corriere del Veneto per un aggiornamento sull'incidente sul Gran Paradiso, di cui vi abbiamo fatto cenno prima, perché c'è la provincia quantomeno di appartenenza della vittima. Sarebbe un alpinista vicentino quello precipitato dalla vetta del Gran Paradiso per circa 300 metri. Ecco qua l'incidente stamattina, poco dopo l'arrivo in quota a quota 4061 metri, l'SOS lanciato da un gruppo di altri scalatori in cordata che hanno assistito alla caduta. Quindi un alpinista della provincia di Vicenza, per adesso questo sappiamo. In provincia di Treviso adesso, perché c'è grande cordoglio per la morte dopo una breve malattia di Ovidio Gobbo, che per 37 anni è stato l'anima dell'osteria La Gigia in pieno centro città, insieme al socio Sandro Valliera, un oste riservato e scherzoso insieme, che è stato definito un simbolo della trevigianità. Poveri pensionati, vecchi e malandati. Basta. No, bisogna, cerchiamo di restare giovani. Amava scherzare Ovidio Gobbo con i cronisti e soprattutto con i suoi clienti. Ci aveva risposto così a inizio 2023, quando gli avevamo strappato una battuta in occasione del riconoscimento conferito da Comune e Ascom a 6 negozi storici. E l'osteria La Gigia di Bicolo Barberia, che Ovidio e il socio Sandro Valiera hanno gestito dal 1982 al 2019, era ed è un locale simbolo e un punto di riferimento. Una breve malattia ha portato via Ovidio Gobbo a 76 anni. Generazioni di trevigiani si sono fatti fare il conto da lui, a mente, quasi parlando tra sé e sé. Mozza, cedro, un eccetera, prima in lire, poi in euro. La notizia della sua morte arriva in una domenica di chiusura e per la città è un colpo al cuore, perché a Ovidio, sorriso buono e battuta pronta, erano affezionati tutti. Era bravo, bravo. Andavo sempre a mangiare la mozzarella.
era una delle colonne della trevigianità. Mi ricordo quando faceva sempre i conti 17, 21, 36, 41, 400. Ecco, la velocità nel conteggio del conto era... E sempre la mozzarella era buona, era sempre ottima, era simbolo di Treviso per me, sono trevigiano, simbolo di Treviso era. Mi ha fatto innamorare della matematica perché era lui lo scontrino. Si metteva in fila e portava fuori le cose, bellissimo, è un ricordo meraviglioso. È una pietra miliare di Treviso, è un peccato che non ci sia più, un vero peccato, mi dispiace. E solo adesso vengo a conoscenza di questa triste notizia e sicuramente lascerà un vuoto bello forte nella tradizione storica culinaria trevigiana. Quattro cantoni, questo era qua, Treviso. Ovidio Gobbo lascia la moglie Margherita e le figlie Martina e Lorenza ancora da fissare i funerali. Sui social una pioggia di post e commenti di dispiacere e saluto a un personaggio che resterà nel ricordo e nell'immaginario di tutti. Quando tu ti impegni, quando ci metti passione, quando vuoi bene al tuo lavoro e vuoi bene ai tuoi clienti, ottieni un successo che può essere sia professionale ma soprattutto morale. E credo che oggi la gente che lo ricorderà soprattutto perché gli vuole bene e gli ha voluto bene. Quindi Ovidio è stato un grande professionista, è stato un pilastro della cultura tradizionale trevigiana, ma è una persona alla quale tutti siamo affezionati e gli vogliamo bene. Ed è stata fissata in queste ultimissime ore la data dei funerali di Ovidio Gobbo. Andiamo a vedere se possibile l'epigrafe con l'annuncio della sua morte data appunto dalla moglie Margherita, le figlie Lorenza e Martina, i generi Angelo ed Enrico, i nipoti Mirko, Mattia, Davide, Andrea e Giulio, le sorelle e i cognati. Allora, i funerali avranno luogo sabato 22 giugno alle 10 del mattino nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Sile, partendo alle 9.45 dall'ospedale Cafoncello e per proseguire poi per la cremazione. Ora l'insolito caso che potrebbe sfociare a breve in una denuncia ha toccato alla candidata sindaco di San Fioro, uscita sconfitta in realtà dalle urne lo scorso fine settimana. Marika Urban ha ricevuto un mazzo di crisantemi anonimo con un biglietto di condoglianze per questa sconfitta. Lei ci ha prima scherzato e poi naturalmente ha annunciato di aver già identificato il responsabile attraverso delle sue brevi indagini e di voler procedere appunto a una querela. Questi i meravigliosi fiori che ho ricevuto ieri mattina, ve li faccio vedere, degli splendidi crisantemi, e questo il biglietto che ritengo di minaccia. Condoglianze, per fortuna i tuoi concittadini sono intelligenti. Questo è il contenuto del biglietto che accompagnava il mazzo di crisantemi fatto recapitare anonimamente all'ormai ex candidata sindaco di San Fior, Marika Urban, che alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, sostenuta dalla Lega, era uscita sconfitta dal già sindaco Gastone Martorell, ritornato alla guida del comune. Dipendente della regione, già nello staff del presidente Zaia, Urban ha risposto con l'ironia, facendo si ritrarre con i fiori all'esterno del cimitero e specificando di non essere né afflitta né tantomeno in lutto per aver perso. Peraltro l'autore, o meglio l'autrice del gesto, sarebbe già stata identificata dalla stessa Urban. Non conosco le ragioni di tale cattiveria, ma conosco per certo l'identità dell'autore di tale gesto, che ritengo non abbia agito da sola o da solo. Ho incaricato un mio legale di fiducia a tutela della sottoscritta e della mia famiglia. La cosa che più mi infastidisce è sicuramente l'aver rovinato la serenità di tante persone, i miei genitori, la mia famiglia e anche la mia squadra. Denuncerò al questore il gesto che ritengo di minaccia perché proceda all'ammonimento dell'autore così come previsto dal testo della pubblica sicurezza. Ricordo che ad ogni azione segue una conseguenza. Nel Padovano adesso una coppia di fidanzati ventenni è stata fermata dalla polizia per spaccio di cocaina nella zona dell'Alta Padovana. Lei nascondeva la droga nel reggiseno. Operazione antidroga della polizia padovana nella zona di Campodarsego, che ha arrestato un uomo di 23 anni e una donna di 27 residenti a Scorzè nel Veneziano, entrambi incensurati.
grazie alle segnalazioni dei residenti che da settimane riportavano movimenti sospetti di auto che facevano brevi soste per poi ripartire a tutta velocità. La questura ha quindi deciso di intervenire con controlli mirati. Il veicolo su cui viaggiavano i due è stato fermato mentre transitava in una strada di collegamento tra Sant'Andrea e la regionale del Santo. Durante il controllo il conducente ha evidenziato subito nervosismo. Gli agenti hanno quindi deciso di farlo smontare dall'auto, notando che sul sedile c'erano due involucri, contenevano circa 10 grammi di cocaina, probabilmente nascosta velocemente quando gli è stato intimato l'alt. I poliziotti hanno dunque controllato l'auto e la passeggera, risultata convivente dell'autista. Alla domanda dei poliziotti se anche lei avesse droga, la donna, senza esitazioni, ha risposto di sì, togliendo dal reggiseno una ventina di dosi di cocaina, circa 27 grammi, avvolte in un fazzoletto. Non solo questo, però, perché addosso le sono stati trovati 1.080 euro in contanti. Gli agenti hanno quindi perquisito anche l'abitazione dei due a Scorzè, sequestrando altri 55 grammi di droga, tre bilancini di precisione e un taccuino su cui venivano annotate le vendite di droga con tutti i nomi dei clienti. I due sono stati giudicati per direttissima. Il giudice ha inflitto loro 10 mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di 800 euro. E controlli in una sala slot sempre della provincia di Padova, gestita da un 27enne di origini cinesi, molte irregolarità che sarebbero emerse. Clienti che giocavano alle slot machine durante gli orari vietati e porta d'ingresso chiusa a chiave dall'interno. Queste e altre irregolarità sono state scoperte dalla polizia di Padova alla sala slot Las Vegas Casino in centro a Maserà e che hanno portato alla sospensione della licenza per 30 giorni. La decisione è presa dal questore della città euganea Marco Dorisio dopo i controlli effettuati dalla squadra amministrativa che hanno evidenziato come ci fossero giocatori durante gli orari in cui per legge è vietato giocare. Non solo questo, perché all'interno del locale era attivo anche un POS per permettere ai clienti di pagare con bancomat e carta di credito. Sono emerse irregolarità anche nel mancato rispetto della norma antifumo. La porta che divideva la zona fumatori dal resto della sala, infatti, era stata eliminata. Lasciamo per adesso la cronaca, andiamo a rivedere le bellissime immagini della dunata, del raduno triveneto degli alpini a Bibione, perché ieri in tantissimi avete seguito lo sfilamento delle penne nere sulle emittenti di Media Nord-Est. A Bibione, sul litorale veneziano, dunque, erano in 30.000 per il raduno triveneto, folte, rappresentanze naturalmente da tutto il Veneto, con Conegliano che ha raccolto la stecca per il 2025. Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Treviso, Vittorio Veneto sfilano al raduno triveneto degli alpini di Bibione dalle Alpi a quota zero. Conegliano, che raccoglie la stecca da San Michele al Tagliamento, arriva per ultima dopo Venezia e si prepara ad accogliere le penne nere di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il 13, 14 e 15 giugno 2025. A Bibione in 30.000 per l'ultima delle tre giornate culminate nella serata di cori e fanfare nello sfilamento di una domenica mattina finalmente estiva. A voi la sezione de Conegliano. Anin, anin de van. Avanti Conegliano. Dalla dunata nazionale, dalle montagne simbolo di Vicenza alle spiagge del litorale veneziano, la grande festa delle penne nere si rinnova e le reti Media Nord-Est la trasmettono in diretta dalle prime ore del mattino, quando Bibione ancora dorme. Poi l'ammassamento fino alla partenza del lungo partecipato corteo. Sfilano le autorità, regione, provincia, città metropolitana, comune di San Michele, avanza il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, al fianco del quale marcia fiero il presidente nazionale Sebastiano Favero con il consiglio direttivo. Bibione abbraccia gli alpini e lascia a Conegliano il testimone. Un'occasione per ritrovare negli alpini la giusta ispirazione per diventare uomini e donne migliori. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia. A nome della sezione di Venezia,
nel quale momento sono lieto e onorato di consegnare alla sezione di Sorvegliano questo testimone di impegno, la stecca. Siamo onorati in questa occasione. Il prossimo anno la sezione festeggia il centenario di Costituzione. Quale modo migliore per ospitare il raduno del nostro terzo raggruppamento? Evviva gli alpini, evviva la sezione di Conegliano! La soddisfazione è tanta veramente, perché abbiamo visto anche oggi cosa vuol dire un raduno triveneto degli alpini. Tanta gioia, tanta allegria, ma anche tanti valori. Ha detto giustamente il presidente Favero, questa è una sfilata di pace. Gli alpini sono l'incarnazione della pace, hanno fatto nel mondo e stanno facendo nel mondo tantissime opere di volontariato, aiutano i comuni tutto il giorno e noi siamo fieri ed orgogliosi che il 2025 veda la dunata triveneta a Conegliano, città degli alpini. E allora andiamo a sentirle le voci degli alpini mentre si preparavano allo grande sfilamento di Bibione. Gli alpini a quota zero a Bibione scaldano il cuore dei veneti. Dalle montagne al mare il racconto di un viaggio, quello delle penne nere del Triveneto che sul territorio continuano ad operare anche oggi nel nome dei valori di unità, solidarietà e altruismo. Da piazzale Zenit le voci delle tante penne nere incontrate in arrivo dalla Marca. L'importante è essere alpino. Sì, con due figli alpini. Bene, grazie. I valori alpini se li ha portati? Sempre, sempre. Gli alpini sono un po' come i templari, sono votati, è una fede. Sì, sempre, comunque, perché tanto. Abbiamo fatto la prima sfilata a Firenze nel 75, capogruppo 79, tra i più giovani capogruppo sezione 79. Campo Croce. Campo Croce di Mogliano Veneto, fulano Renato. Settimo alpini Tai di Cadore. Resana! Sì, ecco. Torri Silvano, gruppo alpini di Resana. Quando doveva afferrarli, cosa diceva i muli? Ah, niente, eravamo lì, li prendevi da gamba pian piano, lo accarezzavi, la carezza e basta. Insomma, lei ha imparato il saper fare anche con gli uomini lavorando con i muli. Bravo, sì, è proprio vero. Alpino? Alpino, undicesimo alpini d'arresto, 269. Chi vuole salutare a casa? Tutta quanta la famiglia, tutti quanti conoscenti. Campo Croce, Ponte di Piave, Zero Branco, Istrana, tutti i comuni trevigiani. Prima la festa, poi lo sfilamento. Un pensiero anche per le donne a fianco degli alpini. Queste sono le poste che venivano portate al fronte e le lettere dalle famiglie. Da quanti anni è che lei porta avanti questo ricordo? Da tanti anni, che io mi ricordo ero ancora una bambina. E sono valori questi che rappresentiamo che sono molto importanti anche per il futuro dei giovani. Alpini che durante la Grande Guerra sono stati anche carabinieri, acclamati dalla folla e salutati dai tanti fratelli che con la loro presenza oggi hanno voluto onorarli. Siamo stati orgogliosi, noi siamo qui di San Michele, siamo entusiasti di vedere tanti tanti alpini, tanti fratelli alpini. Questo ci fa onore anche a noi, bersaglieri. Nella storia d'Italia ci sono i nostri redenti, ci sono i nostri Giuliano Dalmati. Davvero tante emozioni al raduno triveneto di Bibione, tanti che lo hanno seguito sulle nostre reti, ancora una volta grazie. Allora, prima di andare in pubblicità vi volevo dare un aggiornamento di cronaca. Spari contro casa del giornalista Ario Gervasutti, chiesta l'archiviazione per Filippi. La Procura Antimafia di Venezia ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che vedeva indagato l'ex senatore della Lega Alberto Filippi quale presunto mandante dell'intimidazione ai danni del giornalista Ario Gervasutti, la cui casa fu raggiunta da 5 colpi di pistola nell'estate del 2018. Lo ha commentato lo stesso Filippi dicendo sono stati 10 mesi di inferno, annunciando in una conferenza stampa questo sviluppo giudiziario. Imprenditore vicentino, ex parlamentare, era stato accusato da un pentito, ma secondo l'antimafia il teste che lo accusava appunto sarebbe inattendibile. Andiamo in pubblicità, qualche istante, torniamo tra poco e parleremo tra l'altro anche di rugby.
Lino Zatta, buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. E Simone Ferrari, pilone, se non sbaglio, del Benetton, ma non mi inoltro perché lascerò parlare loro, non voglio dire più di quello che so. Buongiorno Simone, ben trovato. Ho visto che c'è anche una convocazione nazionale, per cui non è che ci si ferma quest'estate. Sì, assolutamente, la stagione non è ancora finita, insomma, per un gruppo anche numeroso della Benetton. Noi partiamo mercoledì e affrontiamo tre partite molto dure in Samoa, Tonga e l'ultima in Giappone, quindi sarà un tour molto impegnativo anche dal punto di vista degli spostamenti, con tre partite importanti che sicuramente dovremo vincere per un po' concludere bene questa stagione che è iniziata bene anche con la nazionale e insomma comunque non vedo l'ora. Non ci si ferma mai davvero, no? No, assolutamente, quindi anche una stagione lunga perché c'è stato anche il mondiale nel 2023, quindi l'anno scorso sempre di questo periodo qui, quindi è una stagione particolarmente lunga, ma sicuramente sarà importante concludere bene, quindi è l'ultimo sforzo prima insomma, di una pausa per ricaricare tutte le energie in vista della stagione nuova. Esatto, perché allora Presidente, io ho visto che voi ripartite da Monigo il 21 di settembre, per cui non è che ci sia tutto sto tempo, ma facciamo il punto sulla stagione che si è chiusa, perché è stata un'annata importante per voi. Che bilancio sì. mi dà? Sicuramente un'annata positiva, anche se questi ragazzi arrivano da un campionato del mondo dove sono stati impegnati, diciamo così, e non hanno mai smesso di giocare. Abbiamo fatto un discreto, direi, buon campionato, anche se ovviamente le aspettative sarebbero sempre quelle di fare il massimo, però diciamo rispetto alle annate precedenti abbiamo fatto un buon campionato. In più, partecipando alla Coppa, abbiamo bissato la situazione dell'anno scorso, arrivando in semifinale e con pizzico di attenzione potevamo fare anche qualcosa in più. Però diciamo che avendo fatto questo tipo di prestazioni, che ringrazio ovviamente tutti i giocatori, tutto lo staff e soprattutto tutto il pubblico che è venuto a Monigo, noi auspichiamo che il prossimo anno, oltre che bissare quello che abbiamo fatto quest'anno, di fare anche qualcosina in più. Queste sono le aspettative dunque. Senta Presidente, ma voi ormai da parecchio tempo siete a livello del miglior rugby internazionale, è una grande soddisfazione, cioè la Benetton non si presenta più su nessun campo con un sentimento, come dire, di inferiorità, anzi si va sempre per vincere. Beh, sicuramente rispetto all'inizio, quando avevamo iniziato questa competizione, abbiamo fatto secondo noi dei passi molto importanti, come ne abbiamo altrettanto importanti da fare per arrivare nelle prime posizioni. Non dimentichiamo che ci confrontiamo con delle realtà che praticamente è una storia e dei bilanci anche soprattutto completamente diversi dai nostri. Però credo che un po' alla volta anche noi ci stiamo organizzando sia in termini di strutture che in termini di organizzazione e in termini appunto di giocatori, di fare quel passo in più che ci consente di avvicinarci ulteriormente a queste squadre che sono ritenute appunto il top, diciamo, di questa disciplina. Ecco Simone, cosa avete trovato nei vari campi internazionali in cui siete scesi? Cosa magari è mancato, se è mancato qualcosa, e cosa invece in questa stagione avete trovato in più rispetto al passato? Ma sicuramente nelle partite decisive, parlo della semifinale di Coppa e quarti di campionato contro i Bulls in Sudafrica, c'è stata un po' più di consapevolezza, soprattutto in Sudafrica la settimana scorsa, e quello che è mancato è sicuramente un pochettino di esperienza globale di squadra per poter riuscire a passare e vincere queste partite. Quindi insomma io penso questo, e il nostro desiderio è comunque l'anno prossimo sicuramente arrivare a queste partite qui e vincerle, quindi siamo sicuramente certi che col tempo e col lavoro soprattutto, che inizierà appunto da questa prestagione qui, noi vorremmo arrivare a questi appuntamenti più preparati. C'è stato qualche episodio in particolare a cui ripensi, a cui torni con la mente di questa stagione, che vorresti cambiare o che ti ha dato particolare soddisfazione?
Ma sicuramente, se penso a una partita in particolare a cui ripenso spesso, è stata magari quella di Scarlett là in Galles, che eravamo i favoriti e abbiamo sicuramente mancato il risultato per ingenuità e per non consistenza durante gli 80 minuti, ma anche comunque il più bello secondo me è stato quello in Sudafrica, quando abbiamo vinto contro gli Sharks nel campionato regolare, e sicuramente l'ultima partita contro i Bulls, dove veramente siamo arrivati a un passo da un'impresa storica. Ecco Presidente, la stessa domanda la rivolgo a lei, il momento della stagione che si porta nel cuore magari per soddisfazione e quello in cui vorrebbe riavvolgere il nastro qualche secondo. Beh, se si potesse riavvolgere il nastro ci sarebbero, sì, come diceva Simone, delle situazioni dove abbiamo mancato perché avevamo delle opportunità da cogliere. Io personalmente citerei anche quella di Glasgow, che oggi è in finale di Coppa, e con Glasgow, avendo oltretutto Franco Smith come loro allenatore, ci tenevamo un po', diciamo, di fare un po' risultato. L'abbiamo mancato, ma l'abbiamo mancato più per demerito nostro che per merito dell'altro, e quindi abbiamo un conto in sospeso con Franco da regolare. Per quanto riguarda la Coppa, direi che è stata altrettanto una buona manifestazione, con la quale anche lì evidentemente potevamo fare qualcosa in più, però questo ci insegna che praticamente con il lavoro, come si diceva prima, sbagliando si impara. Abbiamo fatto degli errori, speriamo il prossimo anno di commetterne meno di errori, perché ovviamente di errori ne faremo sempre nella nostra vita, nel gioco, come dappertutto, e quindi di fare un altro passo in avanti, perché credo che questo fa parte dell'ambizione di tutti noi, della società e di tutto il nostro gruppo. E da visto che siamo a fine stagione, ecco, durante l'estate si guarda anche un po' al mercato, come vi state muovendo? Beh, col mercato ci sono alcuni giocatori che se ne sono andati, e colgo l'occasione per ringraziarli, perché hanno contribuito a dare il loro valore in questa società, ed è come altrettanto vero che abbiamo fatto, diciamo così, degli inserimenti di mercato di alcuni giocatori. Ci siamo tenuti qualche piccola riserva in tasca per vedere, diciamo, se quando sarà ottobre-novembre ci sarà da fare qualche ritocco. Però noi siamo fiduciosi di tutti quei ragazzi che sono rimasti, e siamo convinti che evidentemente con l'esperienza e col lavoro che hanno già fatto quest'anno, ma soprattutto con l'esperienza, potranno darci a noi e a tutto il pubblico trevigiano, e non solo, diciamo, delle ulteriori soddisfazioni. Quindi una squadra che ha un margine di crescita, Presidente? Sicuramente sì, anche perché non è una squadra vecchia, diciamolo così, tra virgolette, esatto. È una squadra abbastanza giovane, quindi con dei margini di miglioramento, e quindi margini in più, esperienza, poi qualcosina in più speriamo di poterla fare. Simone, condividi? C'è appunto un margine di crescita, c'è un margine di miglioramento che intravedi? Sì, assolutamente. Noi abbiamo in squadra veramente tantissimi profili molto giovani, con ovviamente anche un'ossatura principale di un po' più esperti, diciamo. Però giocando questo tipo di partite, come dicevo anche prima, si fa esperienza e si riparte l'anno con più consapevolezza, e sono tutte cose che servono, insomma, per il futuro. Quindi i giovani fanno esperienza, sono molto forti e ci daranno una mano, insomma, più avanti. Che stagione è stata la tua? C'è stato anche un momento di un infortunio, mi pare, in inverno. Sì, a novembre mi sono fatto male alla spalla contro Glasgow in Scozia, e da lì, insomma, ho cercato di recuperare il prima possibile, anche per le Sei Nazioni e per il club, ovviamente. Dopo 3 mesi sono riuscito a tornare in campo, ho saltato 9 partite con Treviso, ma poi, insomma, mi sono ritrovato subito in campo grazie anche all'aiuto di tutto lo staff medico e fisioterapico e dei preparatori atletici. Sono riuscito a tornare bene, insomma. Per cui è superato, è superato. Assolutamente. Ecco, Presidente Zatta, voi avete registrato anche un bel boom di presenza allo stadio, perché poi sappiamo che i trevigiani sono molto sportivi, voi e l'Imoco siete in questo momento, diciamo, i due fronti in cui si divide un po'
si dividono i gusti, ma anche no, magari c'è chi viene a vedere anche entrambe, degli sportivi trevigiani. E Monigo è davvero sempre strapieno, con dei numeri importanti quest'anno, più 39%. Sì, quest'anno abbiamo fatto dei bei numeri, e qui devo dire che fa parte anche della società, che ha saputo gestire bene la comunicazione, ed è un grazie sempre anche a tutta l'organizzazione societaria, che ha comunicato bene questo tipo di avvenimento, questi tipi di avvenimenti che sono susseguiti a Monigo, per poi avere, diciamo così, dei ritorni altrettanto importanti. Monigo più delle volte aveva fatto sold out, salvo qualche rara volta, e quindi siamo soddisfatti di questa partecipazione di tutto questo pubblico, anche perché credo che venire oggi a Monigo non è soltanto vedere la partita, anche se è il clou, diciamo, della giornata. C'è tutta una serie di avvenimenti prima e dopo la partita, fermo restando che vincere aiuta a vincere, ma vincere anche, diciamo così, in campo e anche fuori del campo è quello che noi stiamo così cercando di costruire, e a dare a queste persone che vengono a Monigo tutte queste situazioni che ci permette e permettono loro evidentemente di essere così, come posso dire, felici di aver passato una mezza giornata a Monigo. Sì, esatto, dà soddisfazione vedere la squadra vincere, questo, oltretutto questo va da sé, insomma. Ma questo l'abbiamo già per scontato, che quando giocano a Treviso vincono, perché ormai stanno cominciando a capire e diventare bravini. Ecco, per cui porta fortuna a Monigo, meno male. Ho visto che c'è stato anche un boom di contatti e di follower, no? Avete anche sui social grande riscontro adesso, proprio perché, allora, storicamente, insomma, è tra virgolette un brand, quello del Benetton Rugby, e siamo d'accordo, però evidentemente, come diceva prima, anche la comunicazione via social ha funzionato molto bene. Oggi, bene o male, viviamo in un mondo dove la comunicazione la fa da padrona, e quindi bisogna essere attrezzati e capaci anche di comunicare. Noi abbiamo delle persone, e qui evidentemente rinnovo, diciamo così, e grazie a chi si occupa di tutto questo, anche di questo, perché evidentemente comunicare oggi è alla base di tutto. Quindi abbiamo ricevuto il premio come miglior società in termini di comunicazione, e questo ci rende orgogliosi, perché vuol dire che qualcosa di buono stiamo facendo. Non è soltanto una questione di bilancio, ma è una questione di qualità e di capacità delle persone. Dove non c'è bisogno del bilancio, qualche volta riusciamo ad arrivare anche primi, però questo evidentemente ci gratifica, e gratifica soprattutto le persone che fanno questo lavoro all'interno della società. Quindi questo ci ha permesso evidentemente di comunicare, come dicevo prima, di portare persone allo stadio, ma non finirà qui, perché questo evidentemente è un percorso che stiamo costruendo passo dopo passo, e ci porterà, diciamo, ad altri ulteriori risultati. Senti, com'è la presenza di tifosi stranieri invece? Perché immagino che anche la presenza dell'aeroporto agevoli abbastanza, no? Questo andare su e giù delle tifoserie, lo vediamo spesso, ci si accorge subito quando gioca il Benetton, perché in giro ci sono gruppi, no, di tifosi, sì, vari. Questo, per dire la verità, prima Covid c'era più presente straniera. Il Covid ha praticamente annullato tutte queste situazioni. Oggi stanno riprendendo, sia per i tifosi scozzesi, sia per i tifosi irlandesi e gallesi, ma si comincia a vedere anche qualche sudafricano che praticamente magari approfitta, diciamo così, delle partite per fare un giro. Questo sicuramente è un dato importante per noi, quindi noi stiamo così investendo molto, ripeto, sulla comunicazione per poter portare queste persone allo stadio. Il nostro obiettivo è quello di far sold out tutte le partite. Sold out vuol dire in campo con la vittoria della squadra, e sold out anche fuori della squadra, diciamo, come intrattenimento e come momento di relax e di soddisfazione per tutti i tifosi. Senta, ma lei la segue la squadra in trasferta, sì? Sì. Diciamo ci vado, e volentieri anche. E mi dica una cosa, ma senza offendere nessuno, dov'è che preferisce andare? Qual è il viaggio che fa più volentieri? Ma ci sono vari posti, è evidente. Luogo del cuore, per esempio, che non sia Monigo. È una città dove è più, diciamo, facile. Dove? Dublino. Dublino, poi c'è Edimburgo,
Ceccardi, ci sono delle belle, diciamo così, proposte per poter così, frequentare anche questi campi. E non nascondo che ci sono parecchi tifosi italiani che ormai stanno o si stanno organizzando per essere presenti allo stadio e anche fuori dello stadio, perché qualche birra anche in lì. Più evidentemente lì sì. Si beve molto volentieri. Beh sì, sicuramente lì non manca poi la culla del rugby, no? Certamente sì. Ecco, Simone, tu invece hai un campo del cuore che non sia Monigo. Ma parlando di campionato, ovviamente giocare a Leinster è veramente molto bello, particolare, con uno stadio storico. Ma mi piacciono molto anche gli stadi in Sudafrica, quindi andare a fine anno sempre in Sudafrica con le trasferte, magari durano 10 giorni, in questi stadi molto grandi dove anche lì il rugby è proprio è vita per loro, è veramente molto emozionante e bello. Sì. E poi c'era il problema, ve leggevo, no, nelle partite di Pretoria, no, dell'altitudine, anche sì. Condizioni ambientali un po' particolari magari. Sì, non è assolutamente facile, perché appunto Pretoria e Johannesburg sono su un altopiano a 1500 metri, quindi l'aria è più pesante, più rarefatta, e in più col caldo loro, diciamo, è molto difficile giocare, però è comunque una sfida che galvanizza e che... Sì, è molto epico, no? Esatto, anche per chi segue piace, il rugby, sì, penso. Quindi devo dire che anche gli stadi sudafricani sono molto, molto belli. E Presidente, poi voi avete questo magnifico settore giovanile, dai piccoli, no? Ai più grandi, che continua a funzionare moltissimo, tantissimi ragazzini che si avvicinano al rugby, sia maschi che femmine, perché poi ci sono queste realtà, no? Anche a Treviso importanti. Come sta andando? Beh, quest'anno bene direi, perché... diciamo così, il settore giovanile è in continuo aumento, continuo progresso. Si comincia a fare i campionati nazionali dall'Under 16 e l'Under 18, e quest'anno, guarda caso, hanno vinto tutti e due i campionati, sia l'Under 16 che l'Under 18, sono stati campioni d'Italia, quindi un grazie proprio. E dei complimenti anche a loro tutti per essere stati così. E anche loro evidentemente sui primi giornali con le loro vittorie. Poi abbiamo questo settore femminile che abbiamo ripreso in mano da un paio d'anni, dove per 20 anni avevano fatto da padrona fino a qualche anno fa, adesso si ricomincia un po' da zero, però è evidente che anche il settore femminile è un altro settore importante dove che, si sta investendo parecchio, e quindi auguro anche a loro evidentemente di un po' alla volta ritornare verso quelle posizioni di classifica che sicuramente lo meritano, quindi in bocca al lupo, un grande lavoro anche per loro. Senta, non per fare promozione, ma perché consiglierebbe il rugby a un bambino o a una famiglia che deve scegliere magari una disciplina per il figlio? Beh, guardi, per carità, io ho sposato questa disciplina per il piacere e per di vivere assieme a questi ragazzi. Un ragazzino che frequenta rugby non è mai solo, avrà sempre e comunque il sostegno di qualcuno che è con lui, quindi evidentemente è come giocare a rugby, si passa la palla indietro e trovi qualcuno. Un bambino evidentemente non sarà mai solo, quindi si gira a destra o a sinistra, avrà sicuramente qualcuno che evidentemente la pensa come lui e può aiutarlo nei momenti più facili della goliardia, ma anche nei momenti più difficili. Questo vuol dire, a mio modo di vedere, diciamo, partecipazione a questo tipo di disciplina. Simone, confermi nel tuo percorso di vita anche questo? Sì, sì, assolutamente. Io ho iniziato a 9 anni e appunto... ho trovato un ambiente completamente diverso rispetto ad altri sport che ho praticato. La sensazione di famiglia, unione che c'è all'interno di una squadra di rugby è unica, e penso che i valori appunto che si porta dietro il rugby sono unici, insomma, sono veri. Anche sugli spalti poi si dice sempre, no? Perché vuol dire tanto. Sì, non c'è problema di tifosi di squadra e tifosi di altre squadre. Sì. Le tifoserie convivono e con una birra la soluzione la trovi sempre. E Simone, allora prima facevi cenno all'appuntamento con la nazionale, a questa tour che vi aspetta, e dicevi folta rappresentanza di giocatori del Benettoni. Sì. Quanti siete? Siamo in 18, mi pare, se non sbaglio, e quindi è un, sì, è un grande segnale secondo me anche di come la società si sta muovendo e di come sta lavorando.
La Benetton comunque rappresenta ad oggi una l'ossatura della nazionale, e quindi è anche un motivo di orgoglio per il club e per tutti noi, quindi siamo molto contenti e quindi non vediamo l'ora che inizi, insomma, per poter giocare e fare bene. Obiettivi per l'anno prossimo, cosa speri? Noi vogliamo fare meglio di quest'anno e vincere appunto quelle partite che contano, come dicevo prima, e ovviamente, come diceva il presidente prima, anche vincere il campionato e arrivare più in alto possibile. Questo è il nostro obiettivo sempre e lo sarà, insomma, partendo da quest'estate sarà una cosa che avremo in mente tutti e ci lavoreremo. Presidente, a quando il riposo adesso, quando stacca? Ha un po' di tregua anche lei? Ma, diciamo che in teoria nei momenti in cui la squadra non gioca sono i momenti un po' più complicati, perché bisogna far quadrare i numeri se vogliamo, quindi dobbiamo chiudere, diciamo, l'annata passata e dobbiamo prepararci per l'annata futura. Quindi noi ci stiamo lavorando e poi sicuramente quando cominceranno loro qualche giorno di riposo ci sarà anche per noi, però l'importante è metterle loro nelle condizioni di riprendere serenamente. Sì, non è una gestione da poco quella di una società come il Benetton? Beh, sicuramente sì, ci impegna, ma però anche, ci sono anche dei lati positivi sotto certi aspetti, non sempre sono quelli impegnativi, ci sono anche i lati, diciamo, un po' di goliardia se vogliamo. E il territorio comunque vi sostiene, siete soddisfatti? Sì, diciamo che ultimamente il territorio comincia a capire e frequentare questa nostra realtà, diciamo, in un modo molto positivo, e quindi anche a livello di sponsorizzazione, al di là di quella storica, insomma, di Benetton, però sì, vedete, sì. Vedete un Benetton, sostegno, diciamo, è una conferma, ma però anche gli altri sponsor cominciano, diciamo, a farci, diciamo così, sentire se vogliamo, e quindi c'è questo tipo di situazione o onda positiva che si sta creando all'interno di questa società, e questo ci aiuta e noi crediamo moltissimo a questo, quindi siamo ben felici di come stanno andando le cose, anzi stiamo incentivando che siano sempre maggiori. Ecco, allora abbiamo detto, presidente Zatta, si riparte a fine settembre il 23, ecco, ho sbagliato, da Monigo. Oh, no, scusi, no. 21 settembre, giochiamo in casa con gli Scarlet. Molto bene, quindi si riparte alla grande. Si riparte, sì, alla grande. E immagino ci sia anche una campagna abbonamenti che riparte. La campagna abbonamenti inizia lunedì prossimo con una prelazione degli abbonati, dove come ci sarà sempre, per un periodo, un paio di settimane, questa prelazione, e poi comincerà, diciamo così, a essere aperta a tutto l'altro pubblico. A tutti quelli che vorranno, ecco, nella speranza, immagino, insomma, di bissare l'affetto del pubblico. Sicuramente sì. Che è, si dice sempre, noi che seguiamo le interviste che voi fate settimanalmente, ognuno di voi batte sempre su questo, no? Sull'importanza di avere questo sostegno da parte del pubblico, sì, no, a Monigo. Diciamo che è il sedicesimo uomo per noi. E ovviamente te ne accorgi quando non giochi a Monigo, e quando sei in terra straniera, insomma, che ti manca, e quindi giocare in casa è sempre una cosa che ti dà più energia, più stimolo, più carica, e quindi noi speriamo ovviamente che l'anno prossimo sia come quest'anno, e noi faremo di tutto, insomma, per anche rendere orgogliosi i nostri tifosi. Benissimo, allora il tempo è volato, io ringrazio moltissimo di essere stati qui presenti il nostro presidente Amerino Zatta, presidente del Benetton Rugby, Simone Ferrari, in bocca al lupo allora per il tour con la nazionale, a tutti voi, grazie davvero per essere stati con noi. Ricordo il sondaggio intanto in vista di Ring questa sera, eccolo qua, sull'autonomia, la Lega scende in piazza, mossa utile secondo voi? Continuate a chiamare, poi vedremo l'esito naturalmente di questo nostro sondaggio nel corso di Ring a partire dalle 21. E a proposito di Ring, vi dico anche che questa sera il nostro Christian Arbeit avrà ospiti Roberto Marcato, che è assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto per la Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale, Fabio Maggio poi di Forza Italia, e poi ci sarà il confronto elettorale tra i due sfidanti al ballottaggio per il comune di Vittorio Veneto, Mirella Baliana e Gianluca Posocco, che appunto si confronteranno sui temi principali di questa campagna elettorale che vive l'ultima settimana in vista del nuovo appuntamento con le urne di
sabato e domenica prossimi. Io in regia ringrazio Renato Capoia e Francesca Pezzo, ricordo dopo di noi il documentario Borgo Italia dalle 14.30, un film che è un classico, Totò, Fabrizio e i giovani d'oggi, che non ha davvero necessità di presentazione. Grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.